Dunque, io mi trovavo negli Stati Uniti molti anni fa, una delle tante volte che Ralph Nader si è presentato per conto suo alle elezioni presidenziali. Ora io, una cosa mi è venuta in mente in questo momento, quindi non sono andata a vedere quali sono le leggi in America. Sta di fatto che lui si era presentato ed è un uomo interessantissimo per il quale io avrei votato subito, è contrario alla pena di morte, ha fatto un grandissimo lavoro per i consumatori, e cioè per le leggi sia relative alla pubblicità in televisione, sia relative alle etichette che ci sono sulle cose che si comprano e che si mangiano. Infatti c'è una legislazione molto severa in America per questo, grazie a lui. Quindi mi sarebbe piaciuto moltissimo. Ma per fortuna, diciamo, non è mai successo che alle elezioni presidenziali si siano presentati tre candidati. Non è mai successo. E dico per fortuna perché il risultato della presenza del terzo candidato sarebbe evidente, e cioè il candidato, diciamo così, più di sinistra avrebbe eroso il consenso del candidato democratico, facendo vincere sicuramente il candidato repubblicano, così come il candidato più di destra, per esempio se adesso si presentassero alle proprie elezioni quelle del Tea Party, il candidato del Tea Party eroderebbe chiaramente non le occasioni, le possibilità del candidato democratico, ma quelle del candidato repubblicano. Quindi avrebbe l'effetto contrario. L'America funziona così. Due, non so neanche se sia così per legge che debbano essere due soltanto i candidati, due soltanto i partiti. Sta di fatto che da che io sto attenta a queste cose è sempre successo così. Noi dobbiamo fare una nuova legge elettorale. Questa questione, che per noi sarà difficilissimo da risolvere, è un punto fondamentale. Bisogna che chi ha vinto possa governare, c'è poco da fare. E noi siamo un paese di narcisisti, di attori mancati, di guitti, che vogliamo essere sempre sul proscenio, che vogliamo la visibilità. Noi abbiamo il rischio di uno sbriciolamento, di personaggi che in qualche maniera riescono a infilare il piede nella fessura della porta e a entrare con pochi o tanti voti, non lo so, e mettersi in condizioni con pochissima forza e pochissimo seguito elettorale di ricattare la governabilità. Questo è una cosa che noi dobbiamo pensarci seriamente. Secondo me il tentativo che adesso si profila, non lo so se va bene, ma certamente va un po' meglio di tanti altri che si sono fatti. Vogliamo sperare che ci si pensi a questa cosa, perché adesso poi che siamo addirittura divisi in tre, cosa vuol dire? Non si governerà mai più? Non si riuscirà mai più a far niente? Insomma, sono cose a cui bisogna pensarci molto seriamente, e ci dobbiamo pensare sulla base di come siamo noi. Purtroppo noi siamo così, ciascuno di noi vuole avere la sua, come si dice adesso, visibilità. È un bel casino.